Pedalando o camminando dalla stazione di Scafa al Parco del Lavino, lungo un bel percorso storico con il mulino del Seicento, fino ad arrivare allo spettacolo delle sorgenti sulfuree. In un clima di festa è stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova pista ciclabile. Io ho ereditato un progetto politico partito già diversi anni fa, col master plan 3 milioni e mezzo per dare a livello turistico e a livello, diciamo, tutta l'area, di tutto il comprensorio, una risposta. Noi oggi stiamo inaugurando una pista ciclabile che parte dalla stazione, che con il raddoppio ferroviario sicuramente avrà uno sbocco ulteriore di turisti, fino ad arrivare qui al Parco del Lavino, in contrada dei Contra e di Scafa, che collegherà il centro di tutta, sarà il centro di tutta la vallata, per poi cercare altri fondi e arrivare fino ai confini degli altri comuni limitrofi. Roccamoricia, ad esempio il San Bartolomeo, i Tolos di Abateggio, la Pietra e la stazione sciistica di Detto Monopello Passo Lanciano. Quindi noi nel raggio di 20 km abbiamo quella zona turistica centro dell'Abruzzo. Io spero di ringrazio a partire da Luciano D'Alfonso che ha donato e ha iniziato questo progetto del Master Plan 3 milioni e mezzo. L'anno scorso, a marzo 2022, abbiamo iniziato sempre con il nostro progetto politico anche la Decementa, con la speranza che il nostro bacino minerario avrà ulteriore sviluppo e riconoscimento proprio della zona. Come vedete, qui abbiamo raccolto tutte le sorgenti con questo intervento, stiamo ridando lustro al nostro territorio che negli ultimi anni purtroppo è stato un po' sofferente. Un grande risultato, 3 milioni e mezzo di euro del master plan diventati l'inizio di un grande parco, di un grande giacimento didattico che riconcilia modernità e passato, archeologia industriale e ambiente. Qui può nascere una nuova, permettetemi, Matera, mettendo insieme ciò che la storia ha conosciuto, ciò che la mano dell'uomo ha saputo aggiungere, tra la realtà industriale del cementificio, che è stata superata dal mercato, le bellezze che sono state calpestate o percorse dai monaci celestini di Santo Spirito a Maiella, la bellezza anche dell'acqua sulfurea del fiume Lavino, permettono di mettere insieme una bella collocazione turistica che farà del parco didattico del Lavino un'attrattiva a livello provinciale, regionale e nazionale. Noi ci lavoriamo, ai 3 milioni e mezzo di euro faremo seguire con la collaborazione di tutti un progetto speciale territoriale e la richiesta di 100 milioni di euro a valere sul CIPE, sulle grandi risorse del CIPE che rischiano di non essere utilizzate, poiché l'Italia comincia ad avere un problema, la rendicontazione dei fondi FSC entro il 30 di dicembre del 2027.